Salve amici e amiche, bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questo tipo di scialle o mantella, come la volete definire voi, proprio perché assume una forma quasi sferica, rotondeggiante, formata da tante foglioline in sé che poi si espandono quasi sfericamente, a forma di ventaglio, diciamo così. Foglioline a forma di ventaglio. Guardate come viene bello questo lavoro che io ho fatto utilizzando del filato di lana, molto bello, particolare, e mi è piaciuto anche il colore, visto l'autunno, e quindi vorrei proporvi questa tipologia di nuovo lavoro, progetto lavorativo, sperando di farvi cosa gradita. Inizia da qui che è l'origine e va espandendosi man mano, allargandosi che va avanti. È un lavoro molto semplice, allo stesso tempo particolare, mi è piaciuto e vorrei condividerlo con voi, sempre sperando di farvi cosa gradita. Allora, io incomincerei direttamente con il tutorial e spero, di essere semplice anche nella spiegazione. Ho cominciato come di solito mio fare con una catenella con 6 catenelle chiuse a cerchio, dentro le quali ho lavorato 4 gruppi di 2 punti alti separati da 2 catenelle. Ora entro dentro il mio cappietto, faccio 1, 2, 3. 4 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro il primo archetto e lavoro un punto alto e non lo chiudo, 2 punti alti e non lo chiudo, 3 punti alti e li chiudo insieme, così dandogli la forma di una fogliolina. 1, 2 catenelle e poi dentro lo stesso archetto mi ripeto, un punto alto e non lo chiudo, 2 punti alti e non li chiudo, 3 punti alti e li chiudo insieme, formando un'altra fogliolina, meglio ancora un piccolo archetto di foglioline. Poi faccio 1, 2, 3 catenelle e vado nell'altro arco direttamente, dove lavoro lo stesso punto. 3 punti alti che lavoro, ma li chiudo insieme così facendo una fogliolina. 1, 2 catenelle di separazione dentro lo stesso archetto. Ripeto, un punto alto e non lo lavoro e non lo chiudo, 2 punti alti e non li chiudo, 3 punti alti e li chiudo insieme. Ancora 1, 2, 3 catenelle e raggiungo di nuovo l'ultimo gruppo che mi rimane di arco dove faccio lo stesso tipo di punto. 3 punti alti che lavoro ma chiudo insieme, così a forma di fogliolina. 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 punti alti, 1 e non lo chiudo, 2 e non lo chiudo. 3 e li chiudo insieme, così. Poi, per dare marginalità al mio lavoro, raggiungo il punto sottostante del gruppo precedente e faccio un punto alto. Di seguito, rigiro il mio lavoro, faccio 1, 2, 3 catenelle e raggiungo il primo archetto formato dalle due foglioline, che ripeto nuovamente allo stesso modo. Un punto alto e non lo chiudo, 2 punti alti e non li chiudo, 3 punti alti e li chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, dentro lo stesso archetto ripeto un'altra fogliolina. 2 punti alti che lavoro e non li chiudo, 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme. E ho formato l'archetto quasi che delinea il nostro bordo margine. Poi 1, 2, 3 catenelle e raggiungo l'altro arco di foglioline dove mi ripeto un punto alto che lavoro ma non lo chiudo, 2 e non lo chiudo, 3 e li chiudo insieme. 1, 2 catenelle di separazione, dentro lo stesso archetto mi ripeto allo stesso modo. Un punto alto e non lo chiudo, 2 punti alti e non lo chiudo,
tre punti alti e li chiudo insieme, formando un altro gruppo, come potete notare, di foglioline. Ora, badate bene, questo è il centro del mio lavoro fatto precedentemente. All'interno di questo archetto lavorerò quattro gruppi, quattro foglioline, proprio perché mi serviranno di base per dare l'aumento sia da un lato che dall'altro lato al nostro lavoro. Come vedete qua, va espandendosi lateralmente, lasciando la riga centrale ben definita. Quindi ora vi mostro. 1, 2, 3 catenelle e raggiungo il mio gruppo centrale. Qui lavoro. Un punto alto e non lo chiudo, un altro punto alto e non lo chiudo, il terzo punto alto e li chiudo insieme. Una, due catenelle e ripeto lo stesso punto. Tre punti alti che lavoro e chiudo insieme, dandogli la forma di fogliolina. Sempre dentro lo stesso archetto, una, due catenelle, ripeto lo stesso lavoro. Sono tre punti alti che chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, 3 punti alti che chiudo insieme. Lavoro, ma li chiudo insieme. Così. Quindi notate bene che ho lavorato qui all'interno dello stesso archetto sottostante quattro gruppi di foglioline, di cui vi ripeto, un gruppo mi servirà per fare l'aumento laterale, l'altro gruppo l'altro aumento in forma simmetrica e qui andrò in linea guida, in linea dritta, sempre uguale. Si lavora di seguito così. Proseguiamo, 1, 2, 3 catenelle, raggiungo l'altro archetto. Dentro lavoro nuovamente 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme, dandogli la forma di fogliolina, 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti, 1, 2 che non chiudo, 3 e chiudo insieme. Una, due, tre catenelle e poi di seguito raggiungo il mio cosiddetto bordo margine ormai definito, sempre lavorando lo stesso punto. Tre punti alti che lavoro e chiudo insieme, 2 catenelle e tre punti alti che lavoro ma li chiudo insieme, così, dandogli la sagoma proprio di fogliolina. Poi una catenella e faccio il mio linea guida, questo bordo margine per dare linearità con un punto alto. Faccio un punto alto cercando di dare linearità al mio lavoro. Proseguo rigirando il lavoro e facendo una, due, tre catenelle, poi filo sull'uncinetto, raggiungo l'archetto. Dove eseguo il mio punto di fogliolina. Un punto alto e non lo chiudo, due punti alti e non li chiudo, tre punti alti e li chiudo insieme. Una, due catenelle di separazione, dentro lo stesso archetto ripeto un punto alto, due punti alti e li tengo sull'uncinetto, tre punti alti e li tengo sull'uncinetto e li chiudo insieme. Ho formato così già il mio cosiddetto bordo margine che sarà sempre uguale, come potete notare qui. Questo è il bordo margine, ok? Andiamo avanti. 1, 2, 3 catenelle. Salto questo gruppo, vado direttamente nell'altro arco, proprio per dare questo distanziamento tra un gruppo e l'altro di foglioline. Ho fatto 3 catenelle e ripeto lo stesso lavoro dei 3 punti alti lavorati ma chiusi insieme. 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 punti alti, 1, 2, 3 lavorati e chiusi insieme, così. Poi 1, 2, 3 catenelle e raggiungo questo gruppo che ho lavorato inizialmente nel giro sottostante insieme agli altri 4, se ricordate bene, e qua faccio il mio primo aumento laterale.
entro all'interno e lavoro anche qui tre punti alti che chiuderò insieme. 1, 2, 3 li chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo 1, 2, 3 punti alti e li chiudo insieme. Ho formato, come potete notare, tre gruppi. Siamo partiti da 1, siamo arrivati a 2, siamo arrivati a 3, facendo questo aumento laterale in simmetria. Lo farò anche dall'altro lato, utilizzando questo arco centrale come linea guida, come la chiamo io, questa, che sarà sempre uguale, come potete notare anche qua. Andrà espandendosi sempre lateralmente. Ok, spero di essermi spiegata, di essere semplice nella spiegazione. Per distanziare il nostro lavoro faccio 1, 2, 3 catenelle, entro dentro il mio arco centrale, diciamo così, del lavoro centrale e faccio nuovamente 3 punti alti che chiudo insieme, 2 catenelle, dentro lo stesso archetto, 3 punti alti che chiuderò insieme, formando due foglioline, queste due foglioline centrali, così come le potete notare. Per distanziare il lavoro, 1, 2, 3 catenelle, raggiungo l'altro arco che ho lavorato nel giro sottostante e anche qui lavoro lo stesso modulo, 3 punti alti, li chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, 3 punti alti che lavoro e li chiudo insieme. Ho formato in questo modo, come potete notare, l'altro aumento in senso laterale. 1, 2, 3 catenelle, vado nell'altro arco, anche qui mi ripeto, 1, 2, 3 punti alti li chiudo insieme, 1, 2 catenelle, dentro lo stesso arco, 1, 2, 3 punti alti che lascio sull'uncinetto e li chiudo insieme, dandogli la forma di una fogliolina. E ho formato un altro archetto che separo con 3 catenelle, 1, 2, 3, per dare la forma al nostro lavoro. Raggiungo il mio bordo margine e ripeto lo stesso modulo. 3 punti alti chiusi insieme, 2 catenelle e 3 punti alti chiusi insieme. 1, 2 e 3. Una catenella è un punto alto nel giro sottostante dalla base, dove do linearità al mio bordo margine. Rigiro il mio lavoro e come potete notare, noi abbiamo fatto l'aumento laterale 1, 2, 3, sfruttando, come avete ben notato, i quattro gruppi che avevo lavorato nel giro sottostante, di cui due sono diventati un aumento laterale qua e altri due un aumento laterale qua, mentre quelli centrali rimangono sempre uguali. Danno una linea guida, una linea centrale, sempre uguale. L'aumento andrà sempre lavorato lateralmente, così. Quindi ora ripeterò il lavoro che ho fatto nel secondo giro, cioè mi ripeto, rifacendo tutti gli archetti uguali, e nel giro ancora, quando mi trovo al centro di questo archetto, lavorerò di nuovo quattro gruppi di foglioline, di modo che possa suddividerli come li ho suddivisi ora, facendo l'aumento. Cioè, spero di essere stata specifica nella spiegazione. Allora, andiamo avanti di nuovo, ma mi devo ripetere. Faccio 3 catenelle, entro nel mio primo archetto, lavoro 3 punti alti che chiudo insieme, quindi una fogliolina, come la definisco io. 2 catenelle, altri 3 punti alti che lavoro, li lascio sull'uncinetto e li chiudo insieme. Poi 1, 2, 3, 4 catenelle per distanziare il mio lavoro. Entro dentro l'altro arco e ripeto lo stesso punto. 3 punti alti che lavoro, li lascio sull'uncinetto e li chiudo insieme. 2 catenelle dentro lo stesso archetto,
tre punti alti che lavoro e li chiudo insieme, così. Una, due, tre, quattro catenelle e raggiungo l'altro arco, quello che ho fatto d'aumento nel giro precedente. Ripeto, anche qua, tre punti alti che lavoro e chiudo insieme, sono qui sull'uncinetto, li chiudo insieme, due catenelle e di nuovo. 3 punti alti, 1, 2, 3 punti alti e li chiudo insieme. Ancora 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'arco centrale. Ripeto lo stesso lavoro, 3 punti alti che chiudo insieme, 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 punti alti che chiudo insieme. Facendo una fogliolina e questo anche il nostro gruppo centrale. Poi una, due, tre, quattro catenelle, raggiungo l'altro arco e qui ripeto nuovamente 3 punti alti e li chiudo insieme, 2 catenelle dentro lo stesso archetto, 3 punti alti e li chiudo insieme. Ancora una, due, tre, 4 catenelle e raggiungo l'altro gruppo di foglioline. 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme. 2 catenelle di separazione. 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme. Poi ancora 1, 2, 3, 4 catenelle. E vado a raggiungere ancora l'altro gruppo di foglioline, 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme, 2 catenelle solo di separazione, dentro lo stesso archetto, 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme. Poi ancora 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo il mio bordo margine dove ripeto lo stesso tipologia di punto. 3 punti alti che chiudo insieme, 1, 2 catenelle di separazione e di nuovo 1, 2, 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme. Una catenella e un punto alto nel giro sottostante per dare linearità al nostro lavoro. Ma se notate bene, abbiamo fatto l'aumento. 1, 2, 3. 4 lateralmente, questo è quello principale, e poi di nuovo 1, 2, 3, 4 dall'altro lato in simmetria e va espandendosi così in questo modo, come lo potete notare. Il lavoro è molto semplice. Ora facendo l'altro giro, quello che susseguirà a questo, quando arriveremo qui al centro della nostra linea guida, faremo e ripeteremo altri quattro gruppi di foglioline. Perché? Perché due ci serviranno per l'aumento laterale, altre due per l'aumento laterale e quella centrale che rimane sempre uguale. Quindi mi sembra molto semplice, molto facile la spiegazione, la elaborazione del punto che mi fermerei qui per non essere né ripetitiva ma neanche noiosa. È molto semplice, va espandendosi. Certamente per tenere l'ampiezza sempre più larga, ogni due giri un aumento di catenella tra un gruppo e l'altro. Tra un gruppo e l'altro, ogni due giri un aumento di catenella, di modo che si espanda, come potete notare anche qua, in maniera molto bella, proprio da una parte e dall'altra in modo largo, ampio, bello, voluto, desiderato, fino all'altezza che preferiamo raggiungere di più. Questo è un filato di lana, ripeto. Questo è quello che io vi ho spiegato come poter elaborare, mi sembra molto semplice da eseguire e facile da poter lavorare. Quindi
Quindi non mi resta altro a questo punto che lasciare il lavoro anche a voi e proseguirlo come desiderate, raggiungendo l'altezza che vi piace di più, utilizzando il filato che preferite e i colori mail che vi piacciono ugualmente di più. Quindi io vi ringrazio ancora per la compagnia che mi avete fatto, per l'attenzione che mi rivolgete e vi aspetto al prossimo tutorial. Siccome anche questa volta abbiamo lavorato con l'uncinetto, non mi resta altro che salutarvi dicendo il mio solito saluto en crochet. E quindi vi aspetto al prossimo tutorial con cose belle, nuove, diverse, originali da lavorare. Salvi ancora e grazie. En crochet. Ciao. Ciao.